La partenza di Meghan Markle e del principe Harry dalla famiglia reale ha insegnato loro una preziosa lezione di sopravvivenza che si è recentemente manifestata durante uno speciale servizio di canto natalizio ospitato da Kate, duchessa di Cambridge, ha spiegato un commentatore reale. Gli host del podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie e Roberta Fiorito, hanno riflettuto sul 40° compleanno di Kate. La duchessa di Cambridge, e hanno osservato fino a che punto è arrivata durante il suo periodo nella famiglia reale. I due presentatori hanno parlato con l'esperta di moda e regista Bethan Holt, che ha sottolineato come l'uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla famiglia reale abbia insegnato all'istituto una buona lezione per la sopravvivenza. La signora Holt ha detto che i reali stavano imparando a non nascondersi a vicenda durante eventi speciali e ha detto che il recente organizzatore di una funzione di canto natalizio da parte di Kate nell'abbazia di Westminster lo ha dimostrato. Parlando al podcast, la signora Holt credeva che la partenza dei Sussex abbia insegnato ai reali un'importante lezione sul lavoro insieme. Il giornalista credeva che ciò fosse stato visto durante lo spettacolo Together at Christmas di ITV, in cui i reali hanno collaborato come una squadra. Ha spiegato, anche se sono una famiglia, forse saranno sempre un po' fuori di testa se qualcuno è in prima pagina e loro non lo sono. Quando è qualcosa che sono stati davvero gran, ma penso che forse l'episodio di Harry e Meghan abbia insegnato loro un po' che devono operare come una squadra e un'unica famiglia. Ed è stato così bello al servizio di Carol vederli realizzare insieme una specie di cosa è la loro potenza come un'intera unità e usarli davvero, che penso sia davvero interessante. Quindi spero che stiamo attraversando quel tipo di fase di competizione e fase competitiva verso qualcosa in cui tutti si rendono conto che ognuno ha talenti diversi, poteri diversi. E questo è apprezzato piuttosto che preso come un insulto.